Un altro anno è passato, ma perché l'ultimo è volato via così veloce? Immaginiamo che questa sia la vostra vita. Ok, così è un po' triste, diciamo che è così. Da che età si è consapevoli del tempo che passa? Diciamo dalle elementari, a parte qualche breve ricordo, come la prima volta che ci siamo sbucciati un ginocchio e abbiamo messo il mercurio cromo. Ma comunque, i primi anni non li terremo in considerazione in questo ragionamento. Quindi eccoci alle elementari. Ed ecco cosa succede ogni anno che passa. Ogni anno è una parte considerevole della vostra vita, almeno di quella che ricordate. Vediamo ora come sono i blocchi negli anni in cui tipicamente si studia. Quando finite le medie, in quegli anni terribili avete appena vissuto quasi il 40% di tutta la vostra vita, e ogni anno è stato il 12% del totale. Se passiamo al liceo, il totale è di nuovo il 40% della vostra esistenza, ma ogni anno che passa vale già meno del 10% della vostra vita. Se il patrimonio di Bill Gates è di 108 miliardi di dollari, con il 10% state tranquilli che potreste comunque comprarvi tutta la fabbrica della Nutella, così potete mangiarvi Nutella Biscuit che tanto volete. Poi cosa succede? A 20 anni iniziamo a sentire che ogni anno corre più veloce del precedente. Non è così, ma ogni anno inizia a valere sempre meno. Guardate cosa succede dai 20 ai 30 anni. Ogni anno inizia a rappresentare una piccola percentuale della vostra vita. Dai 30 anni in su, poi, ogni anno è paragonabile ai rendimenti dei conti correnti. È come aggiungere l'1% al vostro patrimonio di 5.000 euro. Dopo un intero anno di sforzi avrete ben 50 euro. Vedete la differenza con le elementari, dove ogni anno raddoppiava il patrimonio? Quindi sì, ogni anno sembra passare più velocemente. Ma anche se la percentuale di vita che si aggiunge al totale è una percentuale bassa, pensate che la percentuale che vinceste la primissima gara della vostra vita era molto più bassa. Eppure, invialo su WhatsApp a chi si lamenta che ogni anno vola. E buon 2020.